Non più il 14 settembre, bensì il 24, quanto ipotizzato dalla Regione Campania, dovrebbe slittare l'apertura delle scuole. In questo modo i dirigenti potranno avere più tempo per organizzare la ripartenza tra nuove regole e norme anti-Covid. È una boccata di ossigeno perché ci dà la possibilità di portare a termine quella progettazione che è stata pensata durante l'estate e che purtroppo per le varie lungaggini burocratiche non è stato possibile ancora portare a termine. Parlo per esempio dei lavori previsti con il Comune che ad oggi non sono ancora conclusi, quindi qualche giorno in più ci dà la possibilità di realizzare il tutto e di essere pronti per la ripartenza. Ma come si sta organizzando la scuola? Allora, la scuola si è organizzata seguendo i protocolli indicati dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi abbiamo provveduto a progettare il distanziamento, abbiamo modificato il layout di tutte le aule, quindi pensando ai banchi monoposto, e quindi percorsi diversificati per l'ingresso e per l'uscita. Diverse le problematiche da affrontare. Ad oggi non conosciamo ancora la data di consegna dei banchi monoposto, che dovrebbe essere orientativamente verso la fine del mese di settembre per la primaria, inizi mesi di ottobre per la secondaria. Non conosciamo ancora la consistenza dell'organico aggiuntivo, cosiddetto organico Covid, e appunto abbiamo ancora un punto interrogativo su quando termineranno i lavori di ristrutturazione nelle varie sedi della scuola.